Signor Albertazzi, presidente provinciale dell'Unione Nazionale Reduci di Russia, che valenza ha questa mostra? Questa mostra è stata fatta per informare i savonesi di quella che è stata la campagna di Russia combattuta dai soldati italiani nel XIR prima, Corpo di Spedizione Italiano in Russia, nel 1941, trasformatosi poi in ARMIR, Armata Italiana in Russia, che operò fino al gennaio 1943, quando ci fu il famoso ripiegamento, il tragico ripiegamento, la tragica ritirata di Russia. Abbiamo voluto ordinare questa mostra che ha due settori, un settore documentaristico vero e proprio, con tutta una serie di fotografie, alcune inedite, e un settore artistico, storico, che raggruppa praticamente dei disegni a tempera di un nostro reduce, il famoso pittore maestro Giacomo Raimondi di Albisola, il noto ceramista, che al rientro dalla Russia, avendo fatto tutta la ritirata quale fante della divisione Cosseria, fissò sulla tela quei tragici momenti della ritirata. Colonnello Pallanca, momenti di solitudine e di rabbia in un paese sconosciuto, lei l'ha vissuto? Sì, purtroppo l'ho vissuto. Ci sono stato 16 mesi nella campagna di Russia. Abbiamo combattuto ai primi di dicembre e lo sfondamento da parte dell'esercito sovietico avvenne proprio sul fronte della mia divisione e della divisione Cosseria e della divisione Ravenna. Hanno sfondato proprio da noi. E dopo aver combattuto e perso anche il mio comandante di reggimento, il colonnello Paolo Maggio, io ho avuto il privilegio e la fortuna di salvarmi e uscire da quella bolgia infernale e iniziare la ritirata, dove feci ben circa 800 km a piedi. Subì il congelamento agli arti inferiori e ebbi la fortuna da un ufficiale medico di essere ricoverato e rimpatriato in Italia. Può essere anche un momento di riflessione, un momento in cui purtroppo la guerra ci sta quasi addosso. Sì, in effetti noi abbiamo voluto estendere la valenza di questa iniziativa, di questa mostra, anche alle scolaresche, per far vedere loro qual è stato il sacrificio compiuto anche utilizzando degli audiovisivi, qual è stato il sacrificio compiuto da giovani che nel 1942, in quegli anni, furono chiamati alle armi.